E se perdessi tutti i miei trucchi? Ciao ragazzi, oggi vi propongo questo video che avevo visto mesi e mesi fa sul canale di Eleonora Manni. Mi è ricomparso tra i video consigliati e quindi ho pensato, mi sa che lo faccio anch'io perché è un'idea molto carina. E se perdessi tutti i miei trucchi, quali andrei a ricomprare immediatamente? Ho scelto un prodotto per categoria. E quelli che sono praticamente ad oggi i miei preferiti. Non vi faccio però vedere né fondotinta né mascara perché altrimenti vi spoilerò i prossimi promossi del mese e quindi quelli li vedremo prossimamente nei promossi e bocciati del mese. Tolto appunto il fondotinta, andrei sicuramente a ricomprare il correttore di Bourjois, il Radiance Revive perché mi piace un sacco, lo trovo davvero molto valido. È un correttore che comunque ha una copertura molto leggera, però è idratante, non segna le rughettine di espressione e dura tutto il giorno tranquillamente, non sbava, eccetera, eccetera. Però appunto la pecca è che non copre, però diciamo che illumina e per le giornate in cui ho poche occhiaie va benissimo. Come cipria sono molto indecisa perché mi piace moltissimo la close up di Nabla perché mi va a opacizzare molto, però tenendo presente sempre che andiamo incontro all'estate e tenendo presente anche il fondotinta che attualmente andrei a comprare, che vi farò vedere nel video dei promossi e bocciati, questa cipria è perfetta, è una combo perfetta con quel fondotinta. Quindi penso andrei a ricomprare sempre Bourjois la cipria Healthy Mix. Questa qua, questa è veramente un'ottima cipria, comunque semi matte, non opacizza proprio del tutto, ma abbinata ad un fondotinta che non delucida è perfetta, molto sottile, impalpabile, ha un bellissimo effetto sul viso, non costa tanto perché viene sui 10-15 euro, quindi andrei sicuramente a ricomprare questa qua. Insomma, è sempre inutile che io vi faccia gli swatch delle ciprie perché, vabbè, è il colore 01 vanilla, quello più chiaro. Insomma, ve la consiglio. I prodotti Bourjois li trovate o da Tigotà, però costano un po' di più, oppure da Notino, se non sbaglio su Asos, forse anche Maui Beauty, però non ne sono sicura. Come palette per il contouring barra terra andrei proprio immediatamente a ricomprare la Decali Contour di Smashbox. Questa è una palette meravigliosa. Ho sentito parlare benissimo praticamente da tutte di questa palette ed effettivamente io sono contentissima di averla comprata. Tra l'altro l'avevo presa sul sito di Douglas o Douglas col Black Friday, quindi scontata del 30%, è stato un affarone. La amo follemente questa palette perché ha all'interno terra fredda. All'interno una terra fredda perfetta per me, ha un illuminante bellissimo, non troppo sparaflescioso, ha poi anche una terra un po' più calda da utilizzare in estate. Questa qui che è una banana powder per il contorno occhi. Poi vabbè, questo è un altro illuminante un pochino troppo caldo, un po' troppo scuro per me. E poi abbiamo anche questo blush, meravigliosa, polveri sottilissime, si sfumano benissimo. Forse una delle palette più belle per il contouring che io abbia mai avuto. Questi sono gli swatch delle prime tre. Questo è il blush della palette e questo è l'altro illuminante, un po' più caldo, un po' più scuro come vi dicevo. E poi abbiamo anche la banana powder, perfetta per contornare gli occhi. Quindi in questa palette abbiamo tutto ciò che serve per il viso per fare un contouring e soprattutto di una qualità molto molto alta. Appunto si sfumano benissimo, durano tanto, insomma, favolose. Andrei anche a ricomprare immediatamente il Butter Bronzer di Physicians Formula, anche se lì abbiamo due terre, vabbè, una è fredda quindi da utilizzare per il contouring, una più calda per il bronzer. Il Butter Bronzer è sicuramente per me un must have in tutti i periodi dell'anno, poi anche e soprattutto da utilizzare come bronzer in primavera e estate, è meraviglioso, impalpabile, burroso, sfumabile, duraturo. Profuma di estate. Io ho la tonalità un po' più chiara, quindi è veramente chiara, ma poi con un bel pennellozzo
il risultato è veramente bello, ma c'è anche la versione quella classica, perché io ho la versione light appunto, c'è anche la versione quella classica che diciamo vi consiglio un po' a tutte, ecco, se avete la pelle media e perché è un pochino più scura. Come illuminante non contenta di uno solo di quello della palette, perché magari voglio qualcosa di un pochino più strong di quello, io andrei sicuramente a ricomprare questo di Nabla Wave, ma purtroppo è una limited edition e io, visto che ho perso tutto, non potrei andare assolutamente a ricomprare le limited edition, quindi Nabla, mettilo in permanente. Tra parentesi, visto che non potrei andare a riprenderlo, comprerei questo qua di Peter Rack, che è il Glow Warm Starlight numero 30. Meraviglioso, veramente come illuminante, effetto wow, effetto bomba, che vabbè, prelevato con le dita è ancora più forte, però, si può benissimo modulare col pennello. L'avete visto nei vari Mi Preparo con voi in cui lo usavo e si può assolutamente modulare, stratificare, eccetera, senza avere questo effetto che effettivamente così è un po' troppo bomba, però appunto si può modulare ed è meraviglioso. Come blush, oltre a quello della palette, andrei a ricomprare anche Breezy di MAC, che è un blush, un po' invernale, ma mi piace un sacco e insomma lo adoro. Meno così ho questo altro colore che è diverso dall'altro della palette, che è un pochino più ciliegia, così rosato, ciliegia, rossiccio, davvero molto molto bello. Per quanto riguarda gli occhi, andrei sicuramente a ricomprare il Primer Potion di Urban Decay. Non so se lo comprerei in original o proverei qualche altra formula, qualche altro colore, non so, il Sin o quell'altro anti-age. Molto probabilmente però andrei su quello original. Se sentite battere, sono i vicini, mi sa qua sotto, non so se stanno traslocando, robe del genere, quindi non fateci caso. Per quanto riguarda le palette, è stato veramente difficile sceglierne una, e infatti ne ho scelte due, perché davvero non ce la posso fare. Come palette andrei sicuramente a ricomprare la Soft Glam, ovviamente tralasciando quelle in edizione limitata che non posso ricomprare, la Soft Glam di Anastasia Beverly Hills. Questa è per me la palette di Anastasia più bella, non solo come colori, ma anche proprio come qualità. È quella meno polverosa, è quella più performante, seppur comunque tutte le altre sono già performanti, ma questa lo è ancora di più. L'ho sfruttata pochino e andrò sicuramente a risfruttarla. Ci sono poi colori che si possono utilizzare proprio anche di giorno, quindi questi rosati, questi marroncini. È un pochino calda come palette, però non eccessivamente. Si possono fare trucchi da giorno, trucchi da sera, utilizzando proprio anche questo oro, bronze, insomma è meravigliosa. Questa la andrei sicuramente a ricomprare a occhi chiusi. E poi un'altra palette che ho scelto è la Dreamy Eyeshadow di Nabla. Spesso mi chiedete un consiglio sulle palette di Nabla quando mi scrivete in direct su Instagram, ed è difficile per me sceglierne solo una perché comunque mi piacciono tutte e tre. Però devo dire la verità che questa, la Dreamy, quindi la prima uscita, forse per me è la più bella. Tipo il primo amore non si scorda mai. Mi piacciono tantissimo i colori, mi piace tantissimo la qualità, la performance di questa palette, tralasciando un colore che è Delirium, mi sembra, sì, che è quello un pochino granulosino, con la texture, se non ricordo male, era Just Pearl, era un po' particolare come texture, però gli altri, li amo. Quindi andrei sicuramente anche a comprare questa qua perché è davvero stupenda. Rimangono i rossetti, ne ho scelti solo due, uno liquido e uno in bullet. È stato veramente difficile, però ho guardato velocemente, senza pensarci troppo, ho preso e ho scelto Plumful di MAC, che è anche quello che indosso, visto che anche andiamo verso il periodo primavera. Forse se avessi fatto questo video in inverno avrei scelto magari un colore un po' più invernale, però ricomprerei sicuramente Plumful, che è un colore morbido, portabile da tutti i giorni, non so se ce l'ho ancora indosso. C'è ancora, infatti è un'ottima comunque durata, pur essendo un lustre, non è male come durata, confortevole. Perfetto per questo periodo primaverile, dovrebbe essere appunto in permanente, quindi non abbiamo problemi, ecco, essendo in limited, bello succoso, fa le labbra belle succose, lo amo.
E come rossetto liquido è difficile veramente sceglierne uno anche come colore, eccetera. Però alla fine ho scelto questo di Clio. Mi piacciono tantissimo, mi piace tantissimo la formulazione dei rossetti liquidi di Clio, perché non è troppo liquida, neanche troppo mussosa, ma è la consistenza giusta. E ho scelto Nude Sunday perché è un colore particolare, davvero bello. È un nude che però sta bene anche alle carnagioni chiare. Da questo si deve ancora asciugare, però insomma mi piacciono da morire, confortevoli, duraturi, insomma ottimi. Beh ragazze, questo è tutto. Ah, ho dimenticato, vabbè, non vi ho detto il mascara perché appunto come vi ho detto ne parlerò poi nei promossi e non vi ho fatto vedere la matita occhi, la matita sopracciglia perché andrei, anzi devo assolutamente ricomprare quelle di Nabla, la Bombay Black e la matita per sopracciglia, la Uranus di Nabla che non ho. Attualmente quelle che ho mi piacciono, ma non tanto quanto come quelle. Quindi sto aspettando qualcosina in più da Sephora per poter fare un ordine, ecco, perché non mi va di fare un ordine solo per quelle due cose, ecco. Quindi aspetto un pochettino, poi appena c'è qualcosa che mi interessa sul sito di Sephora le compro subito perché mi mancano tantissimo. Devo dire anche la Bombay Black, che è quella nera. Sì, adesso sto usando quella di Shaka, non è male, è una buona matita low cost, ma diciamo che quella di Nabla a me dura tutto il giorno tranquillamente, quindi mi sento più sicura con quella, mi piace molto di più. Bene ragazze, quindi questo è tutto, spero che il video vi sia piaciuto. Fatemi sapere nei commenti quale prodotto andrete subito per primo a ricomprare. Io vi mando un grossissimo bacio e alla prossima!